Sì, poi l'avevamo già detto l'altra volta, loro hanno fatto una scelta di marketing super, secondo me, scarpa da lento, scarpa da medio e scarpa da gara. A questo punto hanno fatto anche la scarpa da gara per chi va più forte ancora. A volte basta poco per cambiare una scarpa già di ottimo livello, ma alcuni cambiamenti per qualcuno potrebbero essere davvero graditi, per altri forse nemmeno necessario. E con il lancio delle Saucony Speed 2 siamo arrivati davvero a questa conclusione. Piccoli cambiamenti che hanno un grande o un piccolo impatto, se non addirittura nullo, a seconda del vostro modo di correre. Per capirlo comunque partiamo come al solito dalle specifiche. Parliamo di una scarpa di solamente 224 grammi, tradizionalmente chiamata 2, drop 8 come dalla tradizione Saucony, 35,5 mm nel tallone, 27,5 nell'avampiede, un'altezza dal suolo importante. E qui parliamo dei due cambiamenti fondamentali: da un lato la tomaia, che si presenta sicuramente più strutturata, più sicura e soprattutto con un tallone ben diverso rispetto al modello precedente, dall'altro proprio il tallone, che è sicuramente più stabile, lasciatemi passare il termine, senza davvero necessariamente essere più rigido. Sebbene non siano state apportate delle modifiche al battistrada, che si presenta davvero super durevole, al punto tale che la versione precedente, anche dopo 500 km, sembra fondamentalmente nuova, questa scarpa per alcuni, come già dicevo, garantisce una corsa leggermente più stabile, senza in effetti che Saucony abbia cambiato nulla relativamente all'intersuola. Intersuola in Pebax chiamata Power Run PB, tra l'altro con la solita piastra in nylon che vi permette di correre davvero molto forte. E qui veniamo alle conseguenze dei cambiamenti minimi. Per chi è efficiente non c'è in effetti una grande variazione rispetto al modello precedente, mentre per chi tende ad appoggiare di tallone ma comunque vuole una scarpa leggera, questa scarpa è sicuramente più stabile rispetto a quella precedente, che invece aveva fondamentalmente come unico problema proprio la stabilità. Il vero punto da notare è questa tomaia, che in effetti consente davvero il bloccaggio del piede e ovviamente di non spingervi in direzioni strane, mentre la versione precedente tendeva nella parte posteriore a farvi slittare, e soprattutto per chi appoggiava di tallone era sicuramente un no-go. Per il resto, come dicevo, la piastra, lo speed roll, che è la struttura geometrica della scarpa stessa, vi permette di correre in maniera efficiente, di avere un rimbalzo molto fluido e quindi di riuscire ad allenarvi al meglio, nonostante questa scarpa non sia così aggressiva, con una stiffness leggermente inferiore a quella dei modelli Pro. Scarpa da noi super consigliata, così è come consigliato che vi iscriveste al canale per non perdervi ulteriori recensioni di scarpe, tecnologie e di altri prodotti che nei prossimi giorni recensiremo qui sul canale. Lascio comunque la parola al Pro Depodista, che ci racconta di questa scarpa in maniera dettagliata. Voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a bere un coffee. Ciao! Andrea, finalmente siamo giunti alla recensione delle Endorphin Speed 2, scarpe delle quali avevamo fatto già una recensione l'anno scorso e l'unboxing qualche giorno fa. Cosa ne pensi di queste scarpe? Ciao Max, ciao a tutti, le abbiamo scartate poco tempo fa, secondo me c'è relativamente poco da dire, quindi abbiamo deciso di fare la recensione il prima possibile. Diciamo che ci eravamo trovati molto bene con il primo paio, e col secondo paio hanno portato una piccola modifica nel tallone, l'hanno resa un pelo più stabile rispetto al modello precedente, ma hanno mantenuto comunque tutte le qualità che aveva questa scarpa. In effetti sarebbe stato bello, ma non c'è mai il tempo di fare un confronto preciso e perfetto con i sensori RunScribe. Tra l'altro, vabbè, la scarpa una ha oltre 500 km, l'altra è tra virgolette nuova, a meno di 100 km. Ma comunque, secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Ma intanto è una scarpa da allenamento per atleti leggeri e veloci, quindi dovremmo fare sì in sovraimpressione per i prossimi 3-4 video, dire chi sono i leggeri, i medi, i pesanti. Comunque sono scarpe per atleti sui 70 kg in giù, diciamo, indicativamente, che corrono forte anche da
secondo me danno loro meglio di sé dai 4,30 in giù, diciamo fino ai 3,40, 3,30, anche 3,20 secondo me, e potrebbero diventare una scarpa da gara invece per gli atleti un pochino più pesanti. Quindi gli atleti più pesanti arriveresti fino a 80 kg? Sì, ma al massimo per una 10 km, anche perché si rischia di cedere abbastanza all'interno e quindi diventa anche abbastanza pesante come scarpa, poi da gestire. Sì, so che tu in questo caso avresti suggerito le Shift 2, tra l'altro potremmo fare la recensione se siete interessati, scriveteci qua sotto. Come mai dici che sopra gli 80 kg non van bene? Ma perché in generale chi pesa abbastanza poi tende a cedere di più di un atleta leggero. Questa qua è una scarpa che comunque, anche se è un pochino migliorata la cedibilità verso l'interno, in questo caso con persone abbastanza pesanti però rischierebbe davvero di piegarsi troppo all'interno. E secondo te per quali distanze le utilizzeresti? Guarda, io le utilizzerei per tutti gli allenamenti sia veloci, quindi con poco volume, ma arrivare anche a dei buoni volumi tipo quelli del medio, oppure in ottica preparazione maratona anche per dei lunghi, per degli atleti più leggeri. Poi sai che cosa? Che nel periodo invernale, correndo magari su pista bianca, un pochino sdrucciolevole dalla pioggia, queste scarpe hanno una buona tenuta, quindi potrebbero fare il caso nostro. E in effetti cosa ne pensi del battistrada? Non è cambiato rispetto al modello precedente? Abbiamo visto che comunque il modello precedente dura all'infinito. Cosa ne pensi? È ben intagliato, diciamo, il battistrada. E, avevamo già provato l'altra volta che su pista bianca non scivolava, sul bagnato asfalto un pochino di più, però diciamo che non è che devi andare per forza 3,10 quando piove, quindi secondo me un buon grip per una scarpa da allenamento e ripeto per lunghi o ripetute o altro. E invece cosa ne dici della tomaia che di fatto è abbastanza tradizionale? Tradizionale, colori classici, al dire vero tradizionale lì perché comunque sembra più nylon rispetto al tessuto solito. Questo ci può dare una mano quando piove rimanendo un attimino più leggera e sembrerebbe anche abbastanza traspirante perché è molto traforata. Ogni tanto mi dimentico di chiederti se è stesso numero oppure mezzo numero in più, in questo caso cosa ne dici? Un mezzo numero in meno, ma in questo caso direi assolutamente stesso numero. Rimane anche abbastanza comoda, quindi chi ha pianta larga secondo me si troverà bene, stesso numero, e andate anche tranquilli per chi ha pianta larga. Invece a livello di intersuola, adesso hanno addirittura Saucony scritto nel tallone che si tratta del Power Run PB, cosa ne pensi di questa intersuola? Ti piace e soprattutto è veloce? Sì, mi piace, sì è veloce. Come al solito dobbiamo testare, cioè sarebbe carino da testare in inverno pieno, perché avevamo notato che il power run iniziale in inverno diventava duro come la pietra e dava abbastanza fastidio ai piedi. Adesso in autunno è spettacolare perché è bello morbido e diciamo che fa quello che prometteva ai tempi il boost, quindi essere leggero ed essere molto reattivo e comodo. Invece la piastra, che non è in carbonio ma in nylon, come la vedi e soprattutto ritieni che sia valida per gli allenamenti? Assolutamente sì, è molto valida e dà una buona spinta, non dà tantissima stabilità come pensavamo e diciamo che fa quello che per cui è stata progettata, quindi sì, siamo contenti che ci sia. Noi avremmo sperato una piastra in carbonio, ma poi sarebbe stato uguale al modello più bello. A livello di tallone abbiamo visto che forse, come dicevi prima, è l'unico o il principale cambiamento che abbiamo notato rispetto al modello precedente. Cosa ne dici? Ti sembra, per chi dovesse appoggiare il tallone, più stabile la corsa? Sicuramente più brutto esteticamente, però è nettamente più efficace rispetto a quello del modello precedente. Poi credo che le critiche che sono state fatte sulla stabilità hanno portato a questa miglioria per evitare un ancora meno stabilità. E secondo te a livello di durata, abbiamo visto, ripeto, che il modello 1 è durata parecchio, cosa ne dici?
Sì, direi un pochino di più delle altre, direi sui 600, massimo 700 km. Poi anche loro, un po' come le Rincon, le possiamo usare magari per fare qualche lento finale per portarla a fine vita. Secondo te quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Ma i pregi sono quelli che avevamo trovato sulla Speed 1. Sicuramente una scarpa comoda e reattiva per fare degli allenamenti veloci. La nota negativa è che è ancora un pochino instabile e se dovessero migliorare quello diventerebbe quasi forse una scarpa perfetta. E invece ultima domanda, Andrea, quando testeremo ulteriori scarpe in casa Saucony? Di, come dici, Saucony o se si dice Saucony o non lo so. Aspettiamo i modelli nuovi e questo qua è diciamo un ottimo modello, diciamo che mi ero un po' allontanato da casa Saucony, è stata una delle mie prime scarpe, avevo la Phoenix che adesso non fa neanche più, era una 4 mi sembra, e ho provato qualcos'altro di Saucony ma non si è mai accesa la scintilla, come si dice, però con questo Power Run qua mi stanno piacendo, quindi vediamo anche i prossimi modelli, sicuramente ci daranno delle belle soddisfazioni. Tra l'altro so che hai visto che non hanno solo fatto la Pro 2 ma anche la Pro Plus o più, che sembrerebbe ulteriormente veloce, però è chiaro che dovremmo dedicarci del tempo che oggi probabilmente non abbiamo. Sì, poi l'avevamo già detto l'altra volta, loro hanno fatto una scelta di marketing super, secondo me, scarpa da lento, scarpa da medio e scarpa da gara, a questo punto hanno fatto anche la scarpa da gara per chi va più forte ancora, non hanno creato confusione nel loro parco scarpe. Va bene, grazie Andrea, come sai sono sicuro che ci vedremo nei prossimi giorni, nel frattempo stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Speriamo di vederci alla prossima allora. Ciao a tutti. Ciao.